trasformare una materia complessa in un corso semplice e al passo coi tempi? Come aiutare i docenti a individuare percorsi di studio sostenibili in un orario di cattedra ridotto? La risposta è Leonardo, un approccio che facilita il lavoro in classe, uno strumento più efficace per gli insegnanti e più stimolante per gli studenti. Leonardo, è in corso un cambio di prospettiva nell'insegnamento della tecnologia. Percorsi chiari e ben delineati, con sistematiche espansioni digitali. Nel volume di disegno, immagini di grande formato e proposte di lavoro riccamente illustrate. Il volume di informatica riduce al minimo le nozioni teoriche. È funzionale invece alla realizzazione di prodotti digitali. La dotazione per l'insegnante comprende verifiche, materiali semplificati e presentazioni per il lavoro con la LIM. Tre volumi, tecnologie, disegno, informatica. Organizzati in sezioni, a loro volta suddivise in unità. All'inizio di ogni unità, una grande foto introduce il protagonista, un oggetto di uso comune. Poche parole per descriverlo, molta attenzione da parte dei ragazzi per analizzarlo con i sensi. Esperienza e curiosità guidano così gli studenti alla scoperta del mondo della tecnologia. Nell'ebook, animazioni e rappresentazioni 3D consentono di esaminare l'oggetto da ogni punto di vista. Grandi tavole rappresentano in modo realistico e dettagliato i cicli di produzione e lavorazione. Nell'ebook ci pensano i video a portare i ragazzi direttamente nella realtà della produzione. L'infografica semplifica concetti anche ricchi e articolati e risponde alle esigenze comunicative attuali. Qual è l'impatto della tecnologia sull'ambiente e sulla salute? Le risposte in pagine che trasmettono ai ragazzi il senso della responsabilità per il futuro del pianeta. La rubrica Made in Italy racconta le eccellenze del nostro paese ed esempi significativi di applicazione del sapere tecnologico vicino a casa. Una verifica breve alla fine di ogni argomento aiuta a concentrarsi sui punti chiave da conservare. Le pagine contengono strumenti che aiutano a memorizzare, allargando lo sguardo anche all'inglese. Nell'ebook, la verifica delle conoscenze è immediata, la restituzione dei risultati degli esercizi interattivi è automatica. Alla fine di ogni unità, le pagine di laboratorio con le rubriche Lavoro, Progetto e Comunico permettono di sperimentare in prima persona la produzione di semplici oggetti. Il ripasso contiene una breve sintesi e domande riassuntive di comprensione dell'intera unità, anche in formato audio sull'ebook. Nella rubrica Disegno, illustrazioni nitide e di grandi dimensioni guidano i ragazzi all'apprendimento del metodo. Nell'ebook, le animazioni illustrano i procedimenti costruttivi. La rubrica Compongo aiuta gli studenti a scoprire il lato creativo delle costruzioni geometriche. Nella rubrica Sviluppo viene rafforzata la nozione di spazio con la costruzione di solidi per arrivare alla realizzazione di manufatti con la carta. I volumi, in linea con le ultime indicazioni ministeriali, sono disponibili in formato cartaceo, in versione ebook, in formato digitale sfogliabile e sono sempre corredati dei relativi contenuti digitali integrativi. Leonardo, è in corso un cambio di prospettiva nell'insegnamento della tecnologia.